Dobbiamo parlare con Tom, che potrebbe avere informazioni su Evelyn, e andare nella cabina di Evelyn. Diamo La un'occhiata, cabina di dai. Evelyn è proprio questa qui, e quindi. E c'è anche Johnny, che è una figata pazzesca questa cosa, che si fuma una sigaretta, va benissimo. Io non posso richiuderla, quindi se passa qualcuno sono fottuto, ma va benissimo. Sangue fresco, esattamente, c'è del sangue. Sangue. Fresco, non tanto. Direi una ferita, non un'uccisione. Che cos'è? Ecco qui cosa è successo praticamente. Il casino che ha sentito, che hanno sentito le altre, era dovuto a questo. Cioè, il cliente non ha fatto assolutamente niente. Lei è Evelyn, ovviamente. Lei ha fatto tutto da soli, da sola. Da sola. E non si capisce che cos'è. A parte che mi sembra un po' buggata, però posso anche sbagliarmi. Beh, non è stato il cliente a perdere la testa. È stata colpita da qualcosa. Qui non si è capito niente, ci vedono solo le gambe. Ok. Il cliente se ne va, senza dire niente. Che ne pensi? Cyberpsicosi? Qui Johnny pensa ad un attacco hacker. Sembra folle, ma potrebbe essere stata hackerata da remoto. Un netrunner? Strano. E quindi niente, ma qualcuno quindi l'ha portata via, no? Perché si è visto il corpo lì inerme. E adesso dobbiamo andare a parlare con Tom nell'area VIP. Lui non ci fa Non niente, male. quindi si entra Reale sarebbe tranquillamente. molto. Questo idiota, non capisce Benissimo, che ho entrando nell'area diritto, è VIP dovrò brutto. forzare un po' le porte. Infatti siamo entrati in una zona Da quello ostile, che dove vedo, c'è il tuo gente comportamento cattiva, diventa cattiva. pericoloso. Ma noi Cosa ovviamente non stai ce ne frega facendo? niente, gli spezziamo il collo. Scherzo, ovviamente non gli spezziamo il collo. Poi prendiamo i coltellini un po' perché magari ci potrebbero servire in futuro. Eccoci qua, ci siamo. E guardate un po'. Entro tranquillamente. Andata Guardate un po' qui, fermata, la aria. faccio a Aria breve. sicura, ma Due loro si zombie sessioni incazzano. lobotomizzati in un giorno solo sono troppo anche per me. Lì c'è Johnny che parla a cazzo. E loro si incazzano nonostante è una zona sicura. Va bene così, Cyberpunk, va bene così. Bene, sì, quindi piano piano Che cosa prendi? entro, Quello che vuoi. Porta qui nonostante fuori io anche dopo Evelyn. veda che ce l'ho a fianco la porta che devo aprire, quindi sì, non serviva tanto. Appunto per parlare con Non ne sono Tom. sicuro. Qui ho So i tuoi saltato dettagli. un pezzo, Mi scusate. spiace, non so cosa dovrei fare. Sicuro? Rilassati, non ti servono dati o altro. Non sono un cliente. Sono qui per parlare con te. Non sto cercando una donna. Tom, giusto? Devo parlare con Evelyn Parker. È importante. Siamo in due. Ho provato a chiamarla un sacco di volte. Ma niente. Vuoi dire che non è qui? Ha avuto un incidente. Doveva andare in una clinica speciale a Osaka. O era Oslo? Credo fosse Oslo. Per una nuova faccia. Questo incidente riguarda un cliente, vero? C'era sangue nella sua cabina. Sai, sono cose che Vabbè, succedono. insomma, i clienti picchiano le Nessuno doll dice niente. ed è tutto a posto. Chiedono Poi, vabbè, la l'alibi. città non è Che Osaka, ma è cagata. Oslo. Ti ha detto lei che lasciava la città? Nah, ma non è venuta al lavoro. Non rispondeva, così ho chiesto a Woodman che stava succedendo. Mi ha risposto che era partita, ecco. Dove trovo questo Woodman? Probabilmente nell'ufficio sul retro. Solo che l'accesso è vietato ai clienti. Woodman, chi è? Il signor Forrest. Ma tutti lo chiamano Woodman. Non ho mai capito perché. Ok, il signor Forrest allora. Che cosa fa? È il nostro custode, diciamo. Trova nuovi talenti, si occupa delle situazioni difficili. Capito. Insomma, Woodman è il gestore, diciamo, ecco. Chissà se E Woodman dobbiamo truffa andare finalmente proprio da chiarezza lui. su questa storia di merda. Non ci resta che sperare.
Le teste vuote in queste doll? Nah, ecco cosa dovrebbero sostituire. John è sempre cattivo, ma va bene, ci sta così. Cioè, non è cattivo, è un po' stronzo, ecco. Niente, devo andare verso l'ufficio di Woodman. Entriamo e boom, area ostile di immediatamente. Qui io prendo un po' le robette che ci sono in giro, tra cui anche coltellini svizzeri, pugnali e formiche. C'è un tipo che aggirerò molto molto velocemente. E non mi vede, anzi mi stava quasi per sgamare, ma ehi là, addio bastardo. Qui mi prendo un po' l'ansia perché non si chiudeva la porta e boom, siamo dentro. E niente, eccoci qua da Woodman. Ciao bastardo. I clienti non possono entrare qui. Fai il bravo e chiudi la porta quando esci, ok? Come vedi, sono molto occupato. Cerco una ragazza di nome Evelyn Parker. Non abbiamo nessuno con quel nome. Ma lavorava qui. Cosa le è successo? Avrà fatto quello che tutte le doll cercano di fare. Trovare un unicorno e accasarsi. Puoi trovare di meglio. Prova con Roxy nella cabina 2. Lo stesso culo a mandolino. Il chip comportamentale farà il resto. Non vedrai differenze. Ovviamente tutti quanti ci dicono che puoi trovare di meglio, di qua e di là, insomma le solite cazzate, fino a quando noi non gli diciamo che non vogliamo niente, tutto ciao, vogliamo solo Evelyn. Devo sapere dove è Evelyn. Se non l'hai notato, gestiamo un cyborgdello, non un ufficio a persone scomparse. Lasciami indovinare, ti sei divertito con quella doll un paio di volte e ora vuoi fuggire con lei verso il tramonto? Scendi alla reception. Lì ti trovano un'anima gemella 2.0 in pochi secondi. Ti chiamano Woodman, giusto? Perché hai il carisma di un ceppo d'albero. Ho l'impressione che tu non capisca la situazione in cui ti trovi. Situazione? Quale situazione? Credi che me ne freghi un cazzo di qualcosa di tutti i cazzi mosci che entrano qui? Insomma, questo qua era un bel tipetto, un tipo abbastanza tosto. Vorrei ucciderti con le tue mani, appunto, potevo minacciarlo, ma ho cercato di stare più tranquillo, perché non si sa mai. Il problema è che è andato un po' a incacciare in qualsiasi caso, quindi ecco. No, perfetto, dopo un certo punto di cazzate, ce l'ha praticamente scritto in faccia. Arriva Johnny, che insinua che stia rubando alla Klaus, e noi glielo facciamo notare. So che stai rubando da questo club. Quanto hai già intascato? Ma di che cazzo stai parlando? E lui subito nella difensiva, quindi ops, peccato. Dai conti del Klaus. Non faccio sparire nulla, sarei un idiota. Sì, certo. Questa conversazione inizia ad annoiarmi. Ma permettimi una domanda. Perché proprio quella troietta in particolare? Qui comincia ad alzarsi e io dico subito, ehi, calmati, perché ci metti 3 secondi a tirare fuori una pistoletta di qua e di là. Ma nonostante le sue manie di grandezza, non era che una puttana qualunque. E ha fatto la fine di tutte le puttane qualunque. Eccolo. La seguirai. E infatti comincia a spararmi fuori così, boom boom boom. Appena tirato fuori la pistola ho detto, eccolo, sono andato. E io ho detto, dai, tira fuori l'arma, tira fuori la pistoletta. Ma non ce l'avevo perché mi ero dimenticato, infatti sono morto. Mi ero dimenticato che l'avevo lasciata nel cassetto delle armi, porca di quella troia, e quindi sono morto. Ma ritornando a noi, insomma, è successo che, sì, insomma, non ho armi e ho aperto la porta. Sono entrato di corsa e, boom, pugno in testa, pugno. E pugno di nuovo, puzzicotto di là, una sberletta in faccia e sono uscito. E continuavo a far così per un bel po'. Per un po' ha funzionato anche. Un altro pugnetto, un altro pugno nelle palle, uno schiaffo nel culo, un pizzicotto di qua, un calcio nelle palle e boom. E di nuovo, via così e poi, beh, diciamo che sono morto di nuovo, ecco. Fino a quando non mi sono accorto che, semplicemente avevo i coltelli. Eccoli qui, avevo i coltelli che avevo preso ancora prima e mi sarebbero molto serviti, ok?
sono molto più forti dei pugnetti che avevo e quindi ho usato i coltelli e infatti l'ho ucciso poco tempo dopo. Infatti, ecco qua, guarda, un po' di accoltellate di qua e di là e boom e boom, ho tagliato mezza chiappa, mezza Sai faccia quanto è delle e via. È cazzate? Così non mi morto. aiuti. E adesso? Beh, perché non cerchi la verità nei suoi occhi senza vita? Oppure nel suo deck? Potrebbe funzionare. L'ha E venduta col infatti, se bisturi? vedete la seconda, c'è scritto Ci giallo verrà quello bene. rotta. Infatti, Forse l'ha guardate un mandata a po' che c'è riparare. scritto. Un bisturi di nome Fingers in un vicolo per L'ha venduta. prostitute? Sembra il paradiso delle joy toy. Perfetto, ora noi dobbiamo solo uscire. Il problema è che ci hanno sentito tutti. E quindi mi equipaggio con le armi che abbiamo recuperato dal nostro bel amico Woodman. E quindi abbiamo cominciato a sparare. Pummete, pummete, pummete. Avevo messo il silenziatore, ma a quanto pare era meglio senza. A un certo punto comincia a subire un botto di danni e non capisce più niente. La porta non si apre e muoio di nuovo. Dopo varie esplosioni. Detto questo, vi mando subito alla fine perché è successo un bel po' di volte che morissi. Fino a quando non ho trovato una pistoletta in giro qui, sempre nel Clouds, e era molto molto forte. Questo qui era quello grosso grosso, ma anche quello lì è andato in poco tempo. Infatti gli ho fatto un bel cortocircuito e una volta fatto, guardate un po', boom, cortocircuito, gli ho tolto un bel po' di vita e poi bam 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 l'ho ammazzato a colpi di fucilozzo. Poi ce n'era uno qua di fianco, che non avevo capito che ce n'era. All'ultimo, quando mi mancava niente che morisse, dovevo ricaricare, ma è morto lo stesso. Quando sono andato avanti c'erano ancora nemici, ma li ho fatti fuori abbastanza in fretta, tanto non erano così fortini. Sono andato, insomma, a Potevate restituirle le prendermi armi le di armi che Max e avevo, le mie rivenderle. armi che avevo lasciato giù nell'armadietto. Questa mi dice che non voleva restituirmi le armi, e Noi io non allora so niente, qui ci gli ho lavoro in puntato l'arma base. addosso perché dicevo, oi. Ma come ti permetti, bastardo? Perfetto, abbiamo parlato anche con V, esclusa con Johnny, che ci ha detto un po' di cose in più, anche se secondo me è un po' inutili. Andiamo avanti. Il problema è che come vedete, il Relic sta facendo un po' il cattivone. Ci sta un po', sì, uccidendo piano piano. Come esattamente, guardate. Avevi un piano, ci hai provato, hai fallito. In questo momento non mi sembri nelle condizioni di trovare Ma che cazzo è? Infatti Vini No, dovrà merda. sedersi perché non ce la fa più. Cristo, che cazzo vuoi da me? Ci stiamo mettendo troppo. Creperemo prima di scoprire come tirare fuori il chip. Ma in effetti qua io dico, ma a te non te ne frega un cazzo perché anche se io muoio tu vivi, quindi... Mi volevi morto. L'hai detto anche tu. Pensavo di aver chiarito a sufficienza che ho cambiato idea. Adesso ti voglio vivo. Te l'ho già chiesto. Che cazzo vuoi Ho da me? pescato una carta, esci gratis di prigione. Sarei un idiota a non Lo dico approfittarne. io, praticamente lui ha una cosa in sospeso con la Vedi, Arasaka. tra me e l'Arasaka c'è un conto in sospeso Esattamente. da 50 anni e vorrei saldarlo. È per questo motivo che mi servi. È un onore, in realtà. Non sono mai stato Senti, reclutato prima dai so un po' di terroristi. cose, tipo come salvarti la vita e con chi parlare per farlo. Tutti liberi del chip e io distruggo l'Arasaka. E siamo tutti contenti. Ci serve il Soul Killer. E lo troveremo nel Mikoshi. Lo sai che sei irritante come allucinazione. Forse devo solo E tu sei un ignorarti. cadavere ambulante. Forse devo solo aspettare che la tua coscienza scompaia e faccia spazio a me. Figlio di puttana! Ma ovviamente ho deciso di aiutarti. Prima devo trovare una cosa, però. Inizia per M e ha 7 lettere. Quindi Mikoshi, giustamente. Mikoshi, che cos'è di preciso? Ok, partiamo dalle basi. Se sei connesso alla rete, l'Arasaka può usare il Soul Killer e un'IA per friggerti il cervello e intrappolarti la mente e l'anima. Riesci a seguire quello che dico?
Ovviamente abbiamo visto quei ricordi Sì, di ho V, quindi. visto i tuoi ricordi. Ti hanno proprio fatto la festa. Ok, forse dovremmo chiarire qualche punto, ma. Vabbè, piano piano. Comunque, quando il Soul Killer ti frigge, ti bolle, ti cuoce, tu muori. Ma quello che hai nella mente viene prima copiato in un engramma. Certo, è così che sei diventato un costrutto. Esatto. Ascolta, è dal Mikoshi che agisce il Soul Killer. Ed è lì che imprigiona gli engrammi delle sue vittime. Ancora non capisco cosa c'entri il Mikoshi col mio problema. Beh, non brilli certo per acume. 50 anni fa, esperimenti sulla mente umana. Il Mikoshi era l'unico posto al mondo dove facevano cose del genere. E penso che lo sia ancora. Fidati, tutte le strade portano lì. È lì che risolveremo i nostri problemi. Tu il tuo, io il mio. E come pensi di annientare l'Arasaka stavolta? Hai un'altra atomica nel cassetto? Stavolta la bomba si chiama Alt Cunningham. E dovrei sapere chi è? Non ancora, ma lo saprai quando troveremo quello che ci serve. Adesso non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo entrare nel Mikoshi. Perfetto, questo dialogo ve lo lascio tutto perché è molto interessante. È molto bello anche parlare con Johnny perché è un bel personaggio, a me piace veramente tanto. E niente, dovrò chiamare Judy, che in realtà è opzionale, ma io quelli opzionali li faccio sempre. Ecco. Ti stupisce? Sì, perché mi aveva chiesto se potevo chiamarla se avevo informazioni. E quindi eccolo. No? Metterlo è una cosa, mantenerlo è un'altra. Se ti sto chiamando, dicevo. Hai scoperto qualcosa? Che l'ho promesso, cioè, l'ho fatto, no? Evelyn non è più al Clouds. Il suo chip comportamentale era danneggiato. A quanto pare l'hanno portata da un bisturi di nome Fingers. Oh, merda. Sai dove posso trovare questo Fingers? Sì, gestisce una piccola clinica a Jig Jig Street. Cazzo, vi circolano brutte storie su quel tipo. Sto andando lì, per cercarla. Le avevo detto di stare alla larga dal Cloud. D'accordo, dopo vi. Perfetto, ora noi adesso dobbiamo andare da questo Fingers, che è un bisturi, che però ha un problemuccio. È un viscido e dà robe da poco alle altre doll. Insomma, diciamo che un po' tutte le doll vanno da quel bisturi lì. E niente, eccoci qua. Judy è qui con noi. E il bisturi è dentro lì. Mi vedi? C'è una fila qui. Ah, non si supera. Metti il Questo culo sulla Fingers, sedia e aspetta il tuo turno. Ho sentito alcune cose, sì. Ad esempio? A volte gli scivola la mano. Mi fa piacere che sei venuta. Sono preoccupata per lei, V. Non sapevo che le fosse successo qualcosa. La troveremo. Ne sono sicuro. Credi che Fingers ti avrebbe riparato la faccia? Se vuoi uscirne, devi rimborsare. Dopo il colpo, Evelyn si è rifugiata dalle Mox per un po', giusto? Giusto. Quindi, perché diavolo è tornata al Clouds? Pensava che per proteggersi, ovviamente. Dio solo sa perché. Ho cercato di convincerla, ma non mi ha dato retta. Hai parlato con Fingers? Magari. È più difficile che parlare con i migliori dottori della città. Aspetteremo un'eternità, me lo sento. Non è che potresti parlare con quelle e chiedere di saltare la fila? Perché io? Mi sa che non gli vado a genio. Dai, provaci. Oppure inventati qualcosa di meglio. Qui potevo anche forzare la porta, però non l'ho fatto. Insomma, vabbè, insomma, ho saltato la fila, bla bla bla, mi salto tutto quanto. E niente. Siamo riusciti ad entrare, grazie sì, ad aver saltato, per aver saltato, per aver parlato con la gente. Ho fatto finta che Judy stesse veramente tanto male. Cazzata in mano. Questo è Fingers. Ha un concetto di stile proprio. Qualcosa non va? Orribile. Sto cercando una ragazza di nome Evelyn Parker. So che però vabbè, siamo qui. Quindi. Clinica. Ah, è di questo che si tratta. Lei dov'è? Ah, domanda difficilissima, purtroppo. Il problema è che sappiamo che è stata venduta a te. Per quanto ne so, ho pagato tutto. Siamo con le Mox.
Le Mogs. Perché non l'avete detto subito? Allora, cosa vi porta qui? E l'abbiamo appena detto, ma a quanto pare si è dimenticato tutto. Ti prego. Esattamente come ho detto prima, mette... Esatto, impianti difettosi, merdate, insomma. Tu li definisci difettosi. Io dico che sono il meglio che posso trovare. Capisci? Che cosa ci guadagni? È proprio brutto sto tipo, madonna. Quello che possono offrirmi. E hanno sempre anche vicino. Qualcosa da offrire. Sei un cazzo di pervertito, lo sai? Stai cercando un'amica? L'ho detto tre secondi fa, si è già dimenticato. Di nome Evelyn Parker. Devo sapere dov'è. Venite nel mio ufficio, prego. Qui passano molte ragazze. Molte. Ovviamente una volta entrati nel suo ufficio, diciamo che dedicare a tutte loro un... secondo me lì per lì non aveva senso. Non sono un semplice bisturi. Vedi, guardate, lì per lì quando ho visto quelle che cose che potevo dirgli, ha detto è un coglione, sa dov'è, vado di forza perché non mi devi far perdere tempo. E infatti guardate un po', farò in modo che tu non possa dimenticare la mia faccia. L'hanno presa due bestioni di uno studio di BD, non so neanche i loro nomi. Eccola, subito. Voglio dettagli, cazzo, il nome dello studio. Hanno parlato di una falena, credo, di un virtù per la Death Head. Hanno detto che sarebbe stata perfetta. Perfetto. Io qui l'ho colpito, non so se l'ho ucciso o cosa, però nel caso fosse che l'abbia ucciso non volevo, ma... Serve una boccata d'aria, esco un attimo. Anche se fosse comunque un bastardello, quindi un po' se lo meritava. Perfetto. Dopo questo, insomma, andiamo fuori con Judy e parliamo, infatti, eccola qua. Ma non l'ho fatto. Perdere la testa non ci servirà a nulla. Sarebbe uno spreco di tempo. Oh, sono lucida. Così lucida da capire che Evie sarà già morta, cazzo! Non puoi saperlo. E di certo non sprecherò preziosi minuti che potrei usare per cercarla. L'unica pista che abbiamo è una XBD. Dove ci porta? Sappiamo anche che dobbiamo cercare qualcosa collegato alla Death's Head. Meglio di niente. Non capisco il tuo ottimismo. A me sembra che non abbiamo in mano niente. Dobbiamo scoprire dove girano questi video. Deve essere un qualche buco. Dubito che girino all'esterno. Sì, deve essere un luogo tranquillo, appartato. Potremmo trovare qualche indizio in uno dei loro virtù. Sarebbero degli idioti a lasciare indizi. Hai un'idea migliore? In effetti sì. Un dominio chiamato Piacere di Night City. Ha un gemello sulla Darknet. Da lì passa ogni genere di cosa. Perfetto, potremmo, insomma, fare qualcosa di utile. Lei ci dice la sua opzione, infatti accetteremo questa cosa del sito della Darknet e niente. La Darknet è la nostra pista migliore. Atteniamoci al piano. D'accordo, magari ci troviamo qualcosa di utile. Ti aspetto al furgone. Perfetto, mi aspetta il furgone e noi intanto andiamo in questo terminale e ovviamente ci chiama Takemura in questo preciso momento. Vuoi parlare? È importante. E tu? Cosa è importante? Compri qualcosa o resti lì impalato come uno sbirro sotto copertura? Il problema che condividiamo. In due che ci parla. Sono in contatto con un vecchio amico della Arasaka. È qui a Night City. Ha contatti con certe persone influenti. Un vecchio amico, contatti con persone influenti. Perché tutto questo mistero? Vieni al punto. Ti avevo detto che avrei pensato a varie opzioni, bussato a più porte. Ho organizzato un incontro, io, te e questo mio amico. Devi dirgli quello che hai detto a me, la verità sugli eventi del Compiti Plaza. Non credo che lo convincerai facilmente, ma è un inizio. Perfetto, ovviamente gli dico, è una persona fidata, sì, è fidatissima, per lui è fidata, quindi... Abbiamo avuto l'opportunità di ucciderci a vicenda più di una volta. Ci troviamo a Japantown dopo il tramonto, perfetto. Dopo il tramonto, ti mando la posizione precisa. Ci vediamo lì.
A posto, ora dobbiamo incontrare Judy al suo van. E quindi niente, corriamo al van, incontriamo Johnny che ci dice: "Ciao Johnny". Ovviamente bellissima questa grafica perché guarda che roba. Ciao bello. Preparo il sistema. Tu allacciati bene il visore. Guarderai mentre lo monto in tempo reale. Un classico. Quando vuoi sono pronto. Perfetto, indossiamo questo visore che così ci mostra cosa Voglio che possa mi essere restituisci quello che successo. vedi. Magari mi sono persa qualcosa. Tranquilla, Judy, descrivo tutto alla perfezione. Ok, non vedo niente. Ok. Allora, all'inizio pensavo che questa persona che la stessa resata trasportando, che è invisibile in questo momento, però fidatevi, tra un po' arriva. Pensavo fosse Evelyn, in realtà non lo è. Poi ho visto anche una persona lì per terra. Non sono riuscito a capire chi fosse. È ancora invisibile, eccolo qua, è comparso. Vabbè, un po' di bug ci saranno sempre. Ovviamente me lo sto. Lo riguardo tutto quanto. Tutto. Per capire. Ok, la tipa qui davanti preme un pulsante e inizio a vedere male. Ovviamente non è Evelyn, da qui l'ho capito, ovviamente. E niente. Si vede tutta questa cosa strana che sembra morire dentro. Vabbè, una cosa un po' strana, insomma. E da lì finisce tutto quanto. Dopodiché con lo scan scannerizzo un po' fette di Ordinata da pizza. Scannerizziamo poco. Scav, forse. Solo loro hanno anche quel il gusto tipo. orribile nel vestire. Sulla Scannerizziamo tuta c'è il logo anche dell'Electric una Corp. tuta. Una scav. Andando avanti Chi l'avrebbe ancora, mai detto che troviamo quando non fanno a appunto pezzi la gente girano la X-Pin? scavenger. Aroma di caffè sintetico da 4 soldi. E Eppure del freddo. caffè. Pacca e Slice. Il caffè era freddo. Lì da ieri, probabilmente. La pizza sembrava più recente. Quindi? Significa che qualcuno ordina regolarmente da Pacca e Slice e non lo fa per il sapore e gli ingredienti freschi. Quella pizza sta di polistirolo. Nessuno attraverserebbe la città per ordinarla. Ok, dobbiamo cercare una centrale della Electric Corp vicino a un Pacca e Slice. L'IC aveva un grosso complesso a Charter Hill. C'è anche un Bacca Slice. Ma come si fa a esserne sicuri? Parliamo con Judy. Non perdiamo tempo. Per forza. Vogliamo entrare? Cerca un accesso. Io resto indietro a scansire la sottorete per vedere se trovo le planimetrie del complesso. Appena scopro qualcosa ti raggiungo. Fino ad allora teniamoci in contatto. Perfetto, ovviamente ci chiama anche Judy, anche se siamo a neanche 1 metro di distanza, ma va bene così. Perfetto, D'accordo, vado. usciamo dalla macchina, eccola qui, Electric Corporation. Ma io da qui io finisco il mio episodio. Quindi mi dispiace ancora per quello che è successo con l'audio, ma è successo, non posso farci niente. Quindi io vi saluto, nel prossimo episodio entreremo qua dentro e niente. Vi risaluto e ci vediamo alla prossima. Stammi bene.